Ciao amici, facciamo questa deliziosa torta al limone, limone e yogurt. Ho preparato tutti gli ingredienti. Io inizialmente ho visto la ricetta di Natalia Cattelani, che però fa una torta del genere in padella, cosa che io non farò, l'andrò a cuocere normalmente nel forno. Poi ho preferito mettere meno zucchero e anche un tantino meno di olio, però pressappoco la procedura per farla è quella. Bene, vado a sbattere le uova. Come avete visto, ho messo 3 uova e 180 di zucchero, ma anche 200 se volete. La ricetta di Natalia, parla di 2,40. Mi sembrava un pochino eccessivo come zucchero, però se volete potete fare le dosi che ha messo lei. Frullo per benino fino a rendere spumose le uova e poi aggiungo i 2 versetti di yogurt. Sono pressappoco 240-250 di yogurt bianco. Ok. Giro ancora un pochino. Se volete a questo punto potete anche usare una frusta normale. E adesso continuo un pochino con questa, poi tolgo le fruste elettriche e uso la frusta a mano. Aggiungo l'olio. Sono 100-110 grammi. Anche un po' meno possiamo metterne, se vogliamo, anche 100 grammi bastano. Questo che ho messo io è olio di semi di girasole. Aggiungo la buccia del limone che ho grattugiato, un limone bio non trattato, e il suo succo. Ok, aggiungo il lievito, i 3 cucchiaini di lievito nella farina, praticamente meno di una bustina intera, perché questa dose di solito si mette per 4-5 etti di farina, qui ne abbiamo soltanto 300 grammi, quindi ne bastano 3 cucchiaini. Poi aggiungo la farina con il setaccio per non formare grumi. Giro ancora. E sì, mettete una ciotola un po' più capiente perché questa è un po' piccolina la mia. Non mi sono regolata. Ok, a questo punto uso la frusta a mano, una frusta normale. E giro per benino, piano piano. Ho preparato un contenitore anche per torte con la cerniera, sotto però ho messo un disco di carta da forno. Il diametro del contenitore è di 22-23 cm, è piccolino. Se volete farla più bassa ne mettete uno più grande. Perché questa torta si adatta anche a essere farcita, sopra ci si può mettere la panna, ciuffetti di panna, ad essere decorata perché rimane molto morbida. Io la farò molto semplice perché qui stiamo a dieta. Ecco qua, verso l'impasto, nel frattempo il forno è acceso a 180 gradi. Ma anche 170, poi regolatevi con il vostro forno. Ecco qua. Ci vorranno pressappoco 30 o 40 minuti. Io quando ho visto che si stava colorendo sopra, ho spento e l'ho lasciato un pochino dentro al forno. Poi l'ho tirata fuori, l'ho fatta raffreddare ed eccola qua. Ho tolto la carta forno che era sotto.
l'ho riempita di zucchero a velo. Voi se volete farcirla con la panna, con fettine di limone sopra, fatelo pure. Bene, l'ho assaggiata e vi assicuro che è buonissima, col sapore di limone, la rende veramente speciale. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!